Questo programma è presentato da Ristorante Pizzeria Medmea, Via Provinciale, Svincolo Salerno Reggio Calabria, a Rosarno. Pasticceria, via Roma 43, di Antonio Carbone. Specialità il Deliese, Adelia Nuova. Pizzeria, rosticceria, l'angolo del buon gustaio. L'angolo del buon gustaio si trova a Gioia Tauro, in via 20 febbraio 1. Casaro. Di Antonino Potitò, via Fresina Adelia Nuova. Conad dei Fratelli Circosta. Strada statale 111 Gioia Tauro. Salmon Company. Salmone norvegese affumicato. Nei migliori supermercati della Calabria. We'll be right back.
Agridea Garden. Vivaio e prodotti per il giardino. Via Nazionale Sud, 534, Rosarno. Sua Maestà il Porco. Di Michele Dotro. Produzione dell'Anguilla Calabrese. Via dei Glicini a Spilinga, Vibo Valentia. Gioia Tauro, successo, divertimento e solidarietà, l'arte della bellezza e del trionfo storico con oltre 20.000 spettatori. Per presentare questo documentario che è stato prodotto da Piana TV canale 185 relativo allo storico successo del Circo Greco Orfei a Gioia Tauro nello scorso mese di marzo, dove oltre 20.000 persone hanno assistito ai vari spettacoli proposti dalla direzione di Giuseppe Mamilla sotto la direzione artistica della famosa Greco Orfei e gestiti, divulgati, reclamizzati e coordinati nei minimi dettagli da Clemente Corvo, ci siamo avvalsi dei vari articoli pubblicati dallo stesso Clemente Corvo sul noto sito Prodo Calabria, diretto da Luigi Longo, portale giornalistico dedicato al grande dimenticabile Luigi Mamone. Ciao Greca, intanto volevo chiederti, dopo questo piccolo infortunio che hai avuto, come stai, come procede la riabilitazione? Procede nel giusto dei modi che deve procedere, ci vuole un po' di riabilitazione, però tutto tornerà alla normalità, sarò di nuovo la Greca di sempre. Dai, che ti aspettiamo e ti aspettano tutte le persone che hanno sempre passato le loro serate anche nel tuo circo, perché questa è la cosa che più ti dà animo e ti dà energia, vero? Ma certo, tutte le persone che partecipano ai miei spettacoli, che si divertono, che sognano, che vivono quelle storie straordinarie che sono una sorta sempre di favole, perché veramente quando si va al circo si stacca la spina e si sogna, ed è una cosa meravigliosa. Certo che io voglio tutto questo e soprattutto me lo permetti, no, di fare un... Non è un ringraziamento, è un appello di cuore a tutta la piana di Gioia Tauro e tutte le persone di Gioia Tauro che io ho vissuto, sai, non so se lo sai Michele, ma io ho vissuto qualche anno lì, facevo gli spettacoli, ero con mio marito, con le mie figlie che ora sono grandi, insomma sono affermate nel mondo del lavoro e della tecnica circense, perché una di queste studia proprio per diventare artista, no artista, per diventare scenografa, quindi proprio ha la passione del sangue, come sempre, però diciamo la città di Gioia per me è stato veramente importante e ho tanti amici, vi ringrazio per avere partecipato così numerosi. Ma è tutta la Calabria e nel mio cuore. Sei tornata a Gioia Tauro dopo ben 11 anni, però, col tuo spettacolo.
Leviamo i due in cui avete sofferto, e questo è un qualcosa che ha colpito un po' tutti, 2 anni di pandemia, però comunque sono 11 anni che manchi, quindi che cosa hai trovato di diverso? Allora, sono 11 anni che manco perché, qual è il motivo, caro Michele? Perché purtroppo adesso bisogna fare degli itinerari che sono molto diversi da come erano prima. Prima avevamo degli itinerari ben precisi che si basavano su tot mesi, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, ok? Ci siamo? Purtroppo è cambiato tutto per noi, quindi si fanno degli itinerari, si fanno in certi posti dove poi una splendida regione, perché fammelo dire, perché io ci ho vissuto, io la amo la Calabria, il mare, il sole, le persone, io la adoro, e come la e ci sono tanti altri colleghi che ovviamente devono lavorare, ci si mette d'accordo, ci si spartiscono le zone, noi siamo stati tanti anni in Sicilia, anche permettimi di dirlo, splendida e meravigliosa Sicilia, siamo stati anni là e poi abbiamo deciso di ritornare qua in Calabria. Purtroppo sono degli itinerari che sono già fissati, sono particolarmente già come si può dire, istituiti non solo da noi, ma tutto un equilibrio che c'è, come se fosse un Parlamento. Al Parlamento ci sono tutti i deputati, tutti i senatori, poi si decreta, si fanno i decreti, si istituiscono le leggi, tutti bisogna essere d'accordo più o meno. E nel circo uguale, tutti ci si mette d'accordo quando si fa la riunione. E si vede tal zona a tal circo, altra zona a tal circo, altra zona a tal circo, poi ti capita a te che purtroppo per un periodo abbastanza lungo non devi partecipare a un certo tipo di zona. Okay, e non è che non vuoi perché lo scegli, ti è imposto e è un consommo dispiacere, non lo persegui, non persegui questo itinerario perché non puoi, per vari fattori, motivi e fattori contingenti, però quando viene il momento che tu lo fai, lo fai perché sai che hai il tuo riscontro. Però purtroppo non è che noi scegliamo, ci alziamo la mattina, dove vado domani a pigiare i miei manifesti per fare la piazza? Non è così, Michele. Ci sono delle regole da noi. Bene, vedi, è una cosa che nessuno sapeva, quindi abbiamo imparato questa cosa nuova. Quindi certo, voi. Abbiamo delle regole anche noi. Noi non viviamo così perché quando era bello una volta, anche tanti anni fa, che sai, io ho delle trisavole che sono zingare, la regina delle zingari era la mia trisavola, la trisavola degli Orfei. Okay. Trisavola sarebbe la nonna della nonna della nonna della nonna. Tanti la chiamano trisnonna trisavola, era del Montenegro, una regina carica d'oro, ricoperta d'oro. Ai tempi si sceglieva dove andare, si andava buon chiuso. Poi le cose sono cambiate per tutti, ci sono state imposte delle regole, e queste regole si seguono nel miglior modo possibile, anche perché a noi ci piace seguire le regole, nel senso che noi non vogliamo avere attriti né con i nostri colleghi, né con le istituzioni, né con le regioni, né con i sindaci, né con i vigili, né con nessuno. Noi vogliamo stare bene, viviamo nella regolarità assoluta, perché ci piace essere regolari, assoluti, e andiamo avanti per la nostra strada. Poi purtroppo ci sono quelle regole che ti dicono tu per tot periodo non vai in quella zona. A te ti dispiace, purtroppo è così, Michele, bisogna seguire la cosa, però quando vai dai tutto te stesso, come faremo adesso, in questo momento, come abbiamo fatto a Gioia, come faremo in tutta la piana. Anzi, ti fermo su questo greca, perché io so che a Gioia Tauro, proprio a Gioia Tauro, hai scritturato un numero di gabbia, viene definito così in gergo, dimmi se sbaglio,
un numero di gabbia molto particolare. Me lo vuoi accennare così al volo? Guarda, è un numero di gabbia molto particolare, come sono tutti i numeri di gabbia che io voglio come direttrice artistica nei miei spettacoli, sia che siano di tigri, sia che siano di leoni, sia che siano di tigri e di leoni misti, però tutti i numeri che sono in tutta Europa con i loro spettacoli, portati in tutte le varie nazioni, vari circhi, nonostante la pandemia, perché c'è stato veramente un fermo terribile per questo motivo, in tutte le strutture, gli show che ci sono stati, e io ogni anno voglio sempre il numero migliore che c'è in questo senso. E quest'anno potete veramente andare a vedere un numero straordinario con animali che poi sono i nostri amici. Mi piange il cuore chiamarli animali non tenuti bene, tenuti di più come dei bambini. Sono come dei bambini per noi, li adoriamo. Ma infatti l'arte circense, secondo me, è quella che più li rispetta. Sei d'accordo? Michele, te lo giuro, tu non te ne puoi fare una ragione, non lo so, no scusa, ti dico questo, dico tu magari te la fai perché sei una persona sensibile, dato che stai anche facendo questo colloquio con me, ma quanto li amiamo, tu non hai idea. Sai quando si amano tanto gli animali domestici? Che io ce l'ho, io ho un pitbull, un 40 kg di tutta forza, che ha 10 anni, comanda lui, Ma noi, i nostri animali in circo, poi sai, da generazione in generazione, mio zio Orlando Orfei è stato un grandissimo domatore di leoni, mio padre lo è stato, mia zia Moira lo è stata, lo sono stati mio cugino Stefano Orfei, Nones lo è. Tanti, poi ho avuto anche tanti amici come Gilda Vulcanelli, una grandissima domatrice di tigri che entrava in gabbia con 13 tigri in bikini, in costume da bagno, sta ragazza, quindi straordinaria. Ti voglio dire, è una vita, una generazione, noi li adoriamo, li amiamo, e quando ci dicono alcune cose sugli animali, un po' li lasciamo perdere perché trovano il tempo che trovano, perché per noi sono tutto, sono i nostri amici, sono la nostra forza, sono tutto per noi. Come un animale domestico, tanti animali domestici per le persone devono capire questo, che noi quando abbiamo 18 tigri, che ce l'abbiamo adesso, dovremmo avere 18, una ventina circa al mio circo, sono 18 animali domestici, 18 gatti, 18 cani, 18 conigli, questo la gente deve capire, che per noi sono questo. È ovvio che io ho un pitbull, sto attenta quando si mangia un osso, quando vede un altro cane, uguale se ho una tigre. Io se ho una tigre, quando gli do da mangiare, ovvio non gli metto la mano lì, sto attenta perché ha il suo istinto, ma per noi sono, come per tutta la gente del mondo, i propri animali domestici. Non li maltrattiamo, li amiamo, li adoriamo. Ci ammazziamo per loro, come io per il mio cane che ha avuto l'ernia cervicale. Sono diventata matta, te lo giuro Michele, di notte sono andata a svegliare il veterinario. E uguale facciamo per i nostri animali che abbiamo in circo, le nostre tigri, i nostri leoni, i nostri elefanti, le nostre giraffe, i nostri gnu, le nostre zebre, i nostri cavalli, i nostri pony, i nostri orsi bruni, le nostre scimmie, che ce ne sono poche. Noi siamo così, sono per noi come gli animali domestici per le persone, ma soprattutto sono il tuo capitale, sono parte del tuo spettacolo, sono il tuo capitale, sono degli esseri viventi, che la gente deve capire questo, perché noi abbiamo sempre a che fare, a discutere più parecchie volte con delle persone che si ritengono animalisti, tra virgolette, che a me non piace la definizione perché li ritengo degli stupidi, perché io li ho sempre combattuti per quello che dicono, perché non sanno di cosa stanno parlando. Sono d'accordo. Ma la gente deve capire questo, che gli animali del circo,
nascono, crescono con i nostri figli, con i nostri bambini, con noi stessi, e sono come i nostri animali domestici, sono un po' più pericolosi, sono un po' più difficili da gestire, ma sono questo. E io voglio che questo messaggio arrivi forte, e mi batto sempre, ogni qualvolta ci sia una discriminazione in merito a questo fatto, capito Michele? Perché questo ci ha penalizzato molto negli anni. Certo. Ci ha tantissimo penalizzato, perché noi ancora riusciamo a andare in Sicilia, in Calabria, in Campania, in Basilicata, lavoriamo con i nostri animali, ma già quando ci avviciniamo a salire un po' verso le zone dell'Alta Italia, non ti dico poi Valle d'Aosta, Liguria, Piemonte, cosa ti posso dire, Veneto. Lombardia, Veneto, troviamo dei grossissimi ostacoli, perché la gente ancora dice che noi maltrattiamo gli animali, quando il nostro messaggio è forte e chiaro: per noi sono come gli animali domestici per voi, mettetevelo in testa, noi non li maltrattiamo, non abbiamo un senso di maltrattarli, li amiamo, li curiamo, li adoriamo, come io il mio cane, sta male, io non dormo la notte per lui. Certo, come certo. Se mi sta male una tigre in circo, non dormo la notte per lei. Ma per noi, eccolo qua, è arrivato. Ma non li maltratto, perché devo maltrattare un animale che fa parte della mia vita, della mia esistenza, e l'ho scelto. Io questo messaggio, Michele, voglio mandare forte e chiaro, che gli animali per le persone del circo sono come gli animali domestici per ognuno di noi, ma non quello che se lo prende tanto per sport e poi lo abbandona perché fa caldo e vuole andare in vacanza. Bravissima. No. Io sono 10 anni che abbia pitbull. E poi... con tutta l'operazione che ha avuto, ho un braccio buono, io uso questo per accudire il mio pitbull. Certo, certo, certo. Ma il messaggio, il tuo messaggio è quello che un po' mi sento di sposare anch'io, perché tanti o tante vanno a comprare l'animale, il cane, il gatto, poi lo abbandonano perché devono andare in vacanza. Ecco, i finti animalisti o il politicamente corretto. Vedi, siamo d'accordo su questo. Sì, sono sicura, Michele, guardando il tuo viso, io sono sicura che tu hai qualche animale domestico, dimmi la verità. Più di qualcuno, ti faccio la lista. Greca, sai cosa ti volevo chiedere? Tu sei d'accordo? Certo. Sai cosa ti volevo chiedere, invece? Avete prorogato un po' la permanenza a Gioia Tauro. Certo, sì. E questo perché il tuo spettacolo sta avendo un grandissimo riscontro di pubblico, e noi di questo ne siamo molto contenti, perché si vede che il prodotto, lo dobbiamo definire prodotto, piace. Ma se tu dovessi scegliere un numero, adesso ti voglio mettere in difficoltà, sceglimi il numero che di questo spettacolo per te è il migliore, cioè quello che piace a te, ecco. Che è il numero della magia del mago George, non so se l'hai visto. Ancora no. Dove lui è straordinario in tutte le sue performance. Lui è il primo, lo adoro veramente tantissimo, la magia del mago George. Come poi adoro ovviamente tutti gli altri numeri, i numeri dei ragazzi che fanno la ruota panoramica, il dottor Gettner con i suoi elefanti, tutta la parata, gli spettacoli, i giocolieri, i clown, tutto. Però il mago mi intriga. Anche a me piace tanto il mago. Non so perché. Veramente bravo. Giorgio, è inutile che ti fai chiamare Giorgio. Sei Giorgio, sei bravissimo. Io volevo farti anche un'altra domanda, perché io so che c'è una persona di Gioia Tauro che comunque ti ha aiutato ad organizzare questa tournée, che è Clemente Corvo. E so anche... Clemente, io ho adorato Clemente, io lo amo Clemente. Artisticamente parlando, stavi dicendo... È una vita che lo conosco, ogni volta che io sono da quelle parti io vedo Clemente, sempre, comunque, quantunque, quindi io lo amo. Ma so che gli avete dato un riconoscimento durante lo spettacolo di domenica, ed è molto emozionato da questo.
Certo che se lo merita il riconoscimento Clemente, perché Clemente veramente ci ha fatto tanta pubblicità, ci ha aiutato e tutto per la realizzazione, perché è un grande organizzatore degli spettacoli che stiamo tenendo in tutta la piana di Gioia Tauro, le terreni Calabria, ma soprattutto a Gioia Tauro. Quindi Clemente è un elemento molto molto importante. Perché non è solo un grande amico del circo, è anche un grandissimo organizzatore, di cui non ne possiamo fare a meno, perché noi quando arriviamo in Calabria noi vogliamo Clemente, ma da sempre, non è una frase fatta, non è una sviolinata, è la verità, la realtà dei fatti. Anche perché quando lo vedo gliela devo fare io la sviolinata allora, per bocca tua. Ma fagliela la sviolinata, io gliela faccio tranquillamente, però in questa intervista io voglio dire questo, che non è una sviolinata, è la realtà dei fatti. Clemente è veramente un uomo in gamba e un grande, grande, grande organizzatore di eventi, di spettacoli, di partite, di tutto quello che vuoi. Lui sa come muoversi, sa cosa fare, ci insegna. Te lo giuro, Michele, ci insegna, ma non te lo dico per, te lo ripeto, per partito preso, per frase fatta, perché la verità è la realtà dei fatti. Ma anche perché lui ha una lunga esperienza anche con tua zia Moira e con Walter Ma ai tempi in cui io avevo forse i pantaloni alla zuava, eh. guarda. Con la zia Moira, Clemente ha veramente avuto una grandissima, non piccola, ma grandissima più esperienza che di quello che ha avuto con me, ovviamente. Io sono la nipote della Moira, non posso ambire ad avere il successo, quello che ha avuto la mia straordinaria, adoratissima, amatissima zia, che non c'è più purtroppo. Però io sono contenta di quello che sono, però ti dico che Clemente, sì, con la zia Moira, lui ha avuto veramente grandi, grandi, grandi numeri. E quando arrivava in Calabria, la zia Moira, quello che voleva vedere era Clemente. Quindi, oltre alla tradizione degli Orfei come circo, c'è Clemente come organizzatore, glielo dirò appena lo vedo, Clemente, Clemente è tutti noi. Allora, Greca, io ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato anche dopo questo tuo infortunio, di cui ti faccio i migliori auguri. È stato un grande piacere, Michele, un grandissimo, grandissimo piacere. Quando vuoi saperne qualcosa in più sul mondo o sull'arte circense, dato che sono stata una grande artista, lo devo dire, me lo posso dire all'età che ho, che lo sono stata. E vuoi avere qualsiasi intervista, qualsiasi curiosità, io sono sempre presente per voi. Sappiatelo. Grazie, io saluto Grazie. te e fai tu un saluto ai gioiesi, gli abitanti della piana e invitali a venire da te. Guarda, io ai tutti i gioiesi che amo, sono stata parecchio tempo, tanto tempo fa, quando c'era ancora il mio caro e adorato marito, che purtroppo non c'è più. Quindi per me Gioia Tauro è nel mio cuore, tantissimi, tantissimi amici, venitemi a trovare al circo, vi aspetto, qualcuno è già venuto, venite ancora numerosi, tutta la piana di Gioia Tauro è veramente nel mio cuore, come tutta la Calabria, siete veramente delle persone straordinarie. Entrate nel cuore delle persone, nell'anima, con il vero senso della parola. Solo qua si può trovare tutto questo calore. E questo abbraccio affettuoso. Quindi venite, continuate a venire ai nostri spettacoli. Abbiamo prorogato proprio per consentire a tutte le persone che hanno voluto vedere lo spettacolo, che non ce l'hanno fatta per il numero dei posti e quello, abbiamo prorogato per un'altra settimana e lo spettacolo è meraviglioso. Ringraziamo il circo di Greco Orfei per questa opportunità di gemellaggio tra ballo e circo. Per l'occasione si esibiranno i vice campioni italiani di Latino Show della Federazione Italiana Danza Sportiva, vice campioni italiani in carica, della scuola di ballo Armada Nueva di Gioia Tauro.
You know I want you. It's not a secret I try. I know you want me. So don't keep saying my hands tied. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? Al sindaco Aldo Alessio i nostri applausi. A tutta l'amministrazione, e vorrei fare, e lui si nasconde sempre in questo momento, scappa, Clemente Porvo. Facciamo un applauso a quattro cittadini. Quindi, signor sindaco, voglio sapere che sono le nostre maestranze, mi chiudo perché gli discorsi preparati non mi piacciono. Tra le nostre maestranze ci sono persone che vengono da Gioia Tauro, ma soprattutto degli artisti. La famiglia Pellegrini ha qui degli esponenti e questa sera lei potrà vedere un gioiese fiero di essere gioiese nel mondo. Grazie! È ritornato a Gioia Tauro il famoso circo Greco Orfei. Dal giorno 11 marzo al giorno 20 marzo è stato presente nella cittadina della Piana. Dopo 3 anni di assenza, ritorna a Gioia Tauro uno spettacolo circense,
La città della Piana, divenuta ormai una delle piazze più ambite d'Italia da parte delle varie direzioni circensi, ha ospitato dal giorno 11 marzo al giorno 20 marzo e subito dopo tale data prorogata dal 21 al 27 marzo, proprio di fronte al McDonald's, il famoso circo Greco Orfei, che dopo ben 11 anni di assenza è ritornato nella città della Piana dove ha presentato i suoi spettacoli. Dopo i grandi consensi riscossi durante tutto il periodo natalizio a Catania e successivamente a Reggio Calabria, a grande richiesta ha presentato i suoi spettacoli anche nella Piana di Gioia Tauro. Lo spettacolo, esposto da Marcello Marchetti, riconosciuto quale presentatore tra i più famosi d'Italia, sotto la direzione artistica della famosa e bellissima Greco Orfei, figlia del commendatore Paolo Orfei, fratello della grande Moira Orfei. La stessa direttrice artistica Greco Orfei, tra l'altro, è molto legata alla città di Gioia Tauro, in quanto in passato per diversi anni ha vissuto nella cittadina della Piana, da dove ha organizzato le sue varie tournée. Lo spettacolo è stato così articolato: ruota Tabarez dalla Columbia Hula Hop Jennifer Barlai, Mago Giorgio con Pamela Elefanti, Gartner Austria, antipodista Jennifer, Cinghia Aere, l'artista gioiese Marco Pellegrini, Atmosfera Casa di Carta, Globo della Morte, Gabbia Mista, Tigre e Leoni di Francesco Berosini, il tutto intervallato dal clown Jefferson dell'Ecuador. Nella circostanza, la direttrice del circo, signora Egle, orgogliosa di aver inserito nel suo nuovo tour targato 2022 la città di Gioia Tauro per presentare i suoi spettacoli, è stata particolarmente orgogliosa ed emozionata nel comunicare che in questo suo nuovo programma artistico, composto da artisti di fama internazionale, annovera sua nipote, il giovane ed affermatissimo artista cittadino gioiese Marco Pellegrini, proveniente dall'Accademia Circense di Verona. Nella circostanza bisogna evidenziare che il numero misto di Gabbia di Tigre e Leoni del domatore Francesco Berosini, sposato con Noella, figlia del grande domatore José María González, più ripremiato al Festival di Monte Carlo, ha fatto il suo debutto proprio nella città di Gioia Tauro, proprio a dimostrazione del grande interesse e della grande stima che la direzione del circo Greco Orfei manifesta nei confronti della città di Gioia Tauro e di tutta la Piana. Sono stati 10 giorni di grande allegria, specialmente dopo questo pesante periodo di pandemia, dove la gente non solo della città di Gioia Tauro ma di tutta la Piana hanno potuto apprezzare le qualità artistiche espresse da artisti di fama internazionale. È una bella iniziativa questa della famiglia Orfei. Sì, perché noi crediamo, come ho fatto nel discorso prima, crediamo non alla violenza, crediamo sia all'eguaglianza, e se c'è qualcheduno che in questo momento soffre, in questo momento ha problemi anche economici, perché non regalare un sorriso? Non costa nulla. Una bella iniziativa, specialmente in questo momento. Sì, noi siamo stati fermi 18 mesi e sappiamo cosa vuol dire. In quel momento ci siamo creduti i nuovi poveri. Ringraziamo Dio, anche il lavoro che abbiamo ripreso e tutto quanto. Quindi, capendo quello che soffre la gente, che non può, i meno abbienti, mi sembra giusto, anche i disabili e tutto quanto, mi sembra giusto che la famiglia Orfei, come tutte le famiglie circensi di tutta Italia, quando possono regalano un sorriso. La crisi dei circhi? La crisi dei circhi, diciamo che c'è stata accentuata ancora di più quando c'è stata la pandemia. Adesso tutti i circhi in Italia, in Europa e nel mondo stanno rinascendo. Stanno rinascendo perché? Perché noi regaliamo 2 ore di spensieratezza e quindi venendo al circo per queste 2 ore ci si dimentica dei vari problemi che si hanno in casa. Quelli reali, quelli veri, problemi economici. I prezzi sono molto contenuti, quindi chiunque può regalarci queste 2 ore, venirsi a divertire, vedere tanti animali come le tigri, i leoni, gli elefanti. Avete sentito il boato appena sono entrati gli elefanti? Ecco, questo vuol dire rinascere. Finalmente stiamo rinascendo tutti quanti. Perché Gioia Tauro? Perché Gioia Tauro è una tappa obbligatoria per tutti i circhi che o escono dalla Sicilia o devono entrare. Noi siamo usciti
E poi per noi ha un motivo principale, un motivo particolare, perché come ho detto prima nell'introduzione, ci sono degli artisti, ci sono delle persone che lavorano qui e anche della famiglia della direzione che sono di Gioia Tauro, proprio di Gioia Tauro, non che provengono, no, sono di Gioia Tauro. Infatti dopo vedrete un ragazzo che si chiama Marco Pellegrini, che sicuramente conoscerete perché loro hanno anche il Luna Park sul lungomare, quindi la famiglia Pellegrini sarà rappresentata all'interno dello spettacolo con un ragazzo che si chiama Marco Pellegrini, e proprio lui è il mio diplomato all'Accademia del Circo di Verona, quindi una delle più importanti accademie circensi in Europa, e siamo molto orgogliosi anche di questo. No, ma che più? Se l'aspettava un'accoglienza così a Gioia Tauro? Mi aspettavo una buona accoglienza, ma così siete esagerati purtroppo. E ieri due spettacoli, una cosa incredibile, il giorno del debutto la stessa cosa, oggi lo vedete voi stessi, ecco, questi sono i numeri che ci stanno regalando e che ci state regalando voi di Gioia Tauro. Grazie a voi per quello che ci regalate, regalate a tutta la pianta di Gioia Tauro. Grazie. E grazie soprattutto a Gioia Tauro e a tutti quelli che vengono, perché so che non, molti non sono proprio di Gioia ma dei paesi limitrofi, quindi tutti loro devono ringraziare Gioia Tauro che c'è questa piazza. In bocca al lupo. Crepi il lupo, anzi evviva il lupo. Evviva il lupo. Questo successo è anche dovuto a un grande gioiese che ci ha fatto da noi da gancio. E a voi, proprio da pubbliche relazioni, è stato magnifico, che allora, Clemente allora, Corvo. Allora, Clemente per noi è un amico, è un fratello, è un collaboratore, è tutto, si può dire veramente tutto. Noi siamo contentissimi perché lui appena ha saputo, noi ancora eravamo a Reggio Calabria, appena ha saputo che noi eravamo a Reggio, è venuto a trovare, anche perché anche con lui... Era 11 anni che non ci vedevamo, perché noi, come ritorno a ripetere, era 11 anni che non venivamo nella piana di Gioia Tauro, anche in Calabria. E quindi lui mi ha chiamato, ci siamo incontrati e lui mi ha detto: Egle, devi ascoltare me e vedrai che tu avrai un successo. Ma io le ho dato carta bianca in tutto, tutta la mia famiglia. Siamo molto affezionati a Clemente. E quindi è una persona che a noi ci ha sopportato e supportato in tutto e per tutto, perché ci sta aiutando e la mattina va con i nostri ragazzi e lui conosce molto bene le zone, ci aiuta a sbigliettare nelle scuole, ha fatto proprio delle pubbliche relazioni e un monitoraggio così, così capillare che veramente noi non ce l'aspettavamo questo grande successo, devo dire la verità. Sì, pensavamo di lavorare come diciamo lavoriamo in tutti i paesi, in tutte le città. Però qui a Gioia Tauro è stato un exploit che io penso che sia noi che il pubblico gioiese se lo ricorderà per anni, perché sicuramente resterete nel nostro cuore. E come è nel nostro cuore Clemente, perché Clemente io lo posso reputare veramente un fratello, veramente, perché Clemente sarà della famiglia, 30 anni forse che ci conosciamo, forse di più, io ancora all'epoca dell'Ember Riva, quando noi ancora non eravamo titolari del circo ma facevamo gli artisti, perché noi prima di fare circo siamo stati titolari, siamo stati artisti, abbiamo girato i più grandi circhi d'Europa, e quindi lui veramente ci ha dato una mano fraterna senza pretendere nulla, che questa è la cosa più importante, la nostra amicizia per lui, noi verso di lui e lui verso di noi è veramente totale veramente. E io penso che ne sentirò molto la mancanza, sia io che tutta la mia famiglia, di Clemente, perché veramente non lo faccio per retorica o perché quello che dico lo dico dal cuore, veramente, perché io a Clemente gli voglio veramente bene, veramente bene. Una cosa mi è piaciuta quando lui mi ha telefonato, quando ci siamo sentiti, mi ha detto: Egle, tu sei una delle poche, voi siete dei pochi, che siete rimasti come eravate prima, non vi siete mai montati la testa. A questo punto mi corre l'obbligo di invitare Clemente qui con noi. Sì, certo. Che deve certo. Dire qualche parolina pure, no? Certo, vieni Clemente. Anche perché penso che sia giusto e doveroso i nostri ringraziamenti. Vieni Clemente, vieni. Vieni qua. Lo sai che noi ti vogliamo bene. Oggi ti ho visto piangere con quei bambini ucraini, anche noi. Guardate, vi devo dire una cosa, che me l'hanno raccontato adesso al bar. Allora, noi facciamo la parodia della Casa di Carta. I bambini ucraini che erano seduti qua, quando i ragazzi avevano i mitra in mano, si sono abbassati
e si sono coperti la faccia. E per noi è stata una stretta al cuore, veramente ci siamo sentiti, abbiamo visto quei bambini che veramente pensano alla loro terra, alla loro famiglia. Noi siamo rimasti scioccati, mi deve credere, è vero no Clemente? Sì, io ringrazio Clemente, a Egle, vistosamente emozionato. Io ringrazio Egle per la stima che ha verso di me, non solo sua, di tutta la sua famiglia. Ed è per questo che io mi sono adoperato in tutto e per tutto, perché volevo e voglio che questo spettacolo veramente di alta scuola circense lo possano vedere tutti, tutta la piana, perché effettivamente questo successo che sta avendo, veramente la gente di Gioia Tauro e della piana ormai capisce veramente di quelli che sono gli spettacoli circensi, perché qui sono venuti. Ho portato, collaborato, non voglio, sì. Sempre spettacoli di grandissimo livello tecnico e artistico, da Moira Orfei, Lidia Togni, tutti Embel Riva, sì, sì. Tutti i circhi. E quando una persona è abituata a vedere spettacoli di un certo livello, certamente vedere questo spettacolo lo capisce. E io la ringrazio veramente, perché lei ha inserito nella sua tournée del 2022 la nostra piazza di Gioia Tauro, dove io gli avevo garantito, dopo aver visto questo spettacolo, gli ho detto guarda che questo spettacolo sarà certamente apprezzatissimo, perché la gente di Gioia Tauro, di tutta la piana, tecnicamente ormai capisce di spettacoli circensi. Lui mi ha detto mi sono fissato un obiettivo, dovete fare almeno 7.000 presenze, io penso che noi le abbiamo già superate. E che poi tra l'altro sarebbe diciamo un potenziale di popolazione che si è verificata in questi anni in uno spettacolo circense nella piana. Penso che effettivamente loro supereranno anche le 10.000 presenze, visto tutto questo flusso di persone. Oggi mi hanno chiamato perché noi abbiamo un centralino dove rispondiamo per dare informazioni e tutto quanto. Mi hanno chiamato dappertutto, anche da Corigliano, cioè io non capisco, ok che facciamo la sponsorizzazione, però dico non capisco, cioè quello che sta succedendo, vuole venire Rai 3 a fare un servizio perché non si capisce cosa sta succedendo nella piana di Gioia Tauro con questo spettacolo. E noi ne siamo estremamente, insieme a lui, orgogliosi, veramente orgogliosi. Get it up, won't let you rest. Hit it up, get it up, this is not it.
sugar, six, five, six, shimmy, shimmy, strut, strut, give a little whirl, what up on the table, we'll be dancing. Yeah, everybody just come to life, under the spotlight, all the boys wanna fall behind. We say, hey, here come the ladies, start to give a little show. Jennifer, preferisci parlare o esibirti in pista? Esibirmi. Perché? Perché esprimo senza parlare una grande passione che ho da tutta la vita, grazie alla mia famiglia. Allora, grazie alla tua famiglia e da tutta la vita, quindi quanto tempo è che calchi le piste? Da quando ero una bimba, sono di una sesta generazione circense, sia da parte di mia madre che da parte di mio padre, quindi tutta la vita al circo, il circo è la mia vita. E in questi due anni di sospensione hai dovuto inventarti qualcosa? Com'è andata la tua vita, visto che ti mancava la vita vera? Io sono una mamma, quindi ho avuto da fare con la mia bimba, quindi sì, è stata dura, per noi un momento molto molto difficile, però siamo stati aiutati, non siamo stati soli, quindi siamo riusciti a passare questo brutto momento. Allora, il ritorno in pista, lo abbiamo detto, ma tornare a Gioia Tauro dopo tanti anni, tu 11 anni fa eri anche qui, eri un po' più giovanetta, un po' più pischella, c'era tua figlia? No, ero pischella, era da altre parti, a lavorare in altri luoghi, però è stata una grande emozione, è bello, bellissimo, quindi sono contenta di essere stata qui oggi, non c'ero 11 anni fa, però ero qui in questo momento. Molto felice di questo. Anche penso il pubblico sia stato felice del tuo numero, è molto bello e io ti ringrazio. Se vuoi salutare qualcuno puoi farlo, hai il permesso. Io saluto tutti quelli che conosco e anche quelli che non conosco, perché vi aspettiamo numerosi al circo. Grazie mille. Buonasera dottor Antonio Buccioni, presidente dell'ente Circhi. Michele Cavallaro di Piana TV. È doverosa una sua considerazione sull'enorme successo che ha avuto la presenza del Circo Orfei sulla piazza di Gioia Tauro, addirittura con un'affluenza superiore alle oltre 20.000 presenze, record in assoluto almeno per le nostre piazze. Addirittura la presenza ha superato anche la popolazione residenza di Gioia Tauro, che è una cittadina abbastanza grande, ecco, diciamo, di media grandezza. Cosa ne pensa di questo, dottor Buccioni? Intanto esprimo una logica profonda soddisfazione. Direi che questo è il risultato di una serie di fattori che hanno guardato tutti al lato buono considerevole della circostanza. Intanto con la pandemia le attività pubbliche in genere, in particolare quelle dello spettacolo, hanno avuto un lungo break, determinando nella popolazione grande istanza di scendere per strada, per incontrarsi, di socializzare. E da questo punto di vista un circo equestre rappresenta il massimo della possibilità di concretare questi fattori. Più il suo messaggio universale, perché vale la pena di ricordare che la comunità che insiste in un circo è la più antica al mondo per coesistenza pacifica tra persone di
pelle, di religione, di lingua diverse. In più c'è stata un'ottima organizzazione. Non è mistero che Clemente Corbo sia ormai assolutamente affermato sul panorama non solo nazionale, ma quando gioca in casa poi sfodera il meglio di se stesso, quindi ha predisposto un'organizzazione che si è rivelata all'altezza e anche ha superato ogni più positiva previsione, insomma. Il tutto con uno spettacolo assolutamente degno di una piazza importante come Gioia Tauro, e il popolo ha risposto il popolo di Gioia Tauro, ma come sottolineava lei nella domanda, ha risposto una parte di popolazione anche venuta da comuni più o meno vicini a questa importante località, quindi è andato tutto per il verso giusto. Per quanto riguarda Clemente Corvo, ha avuto un grande merito, si è adoperato in ogni modo affinché lo spettacolo offerto dalla famiglia Orfei Mavilla raggiungesse ogni cittadino della Piana, come giustamente lei ha accennato. Infatti si è adoperato quale PR, Public Relation, si è adoperato quale agente pubblicitario, e da grande promotore culturale pure, dobbiamo dire anche questo, un grande personaggio Clemente. Sì, mi piace molto la qualifica di promotore culturale, perché in effetti poi la sua attività, pure indirizzata anche sentimentalmente nei confronti del circo, ma in grado di esplicarsi anche in una serie diversa e ulteriore di attività dello spettacolo, anche fuori del mondo dello spettacolo, quindi oggi Corvo rappresenta una personalità, un protagonista sulla quale fare sempre riferimento, circostanze. Infatti, oltre allo spettacolo si è adoperato anche sotto l'aspetto culturale, sociale, come già accennato, e infatti ha organizzato per i diversamente abili lo spettacolo, ha invitato un pochettino tutti i diversamente abili della zona, per i profughi ucraini, con i comuni e con i servizi sociali si è adoperato abbastanza per organizzare questi spettacoli a favore di queste persone un po' sfortunate. E oggi il nostro mondo, come grazie a Dio molto a molti altri mondi, guarda alla diversità non solo fisica o psichica, ma anche alla diversità sociale, e non è un mistero che attività come il circo aprono le loro porte sì ai meno fortunati da un punto di vista psicomotorio o psichico, ma anche da un punto di vista delle possibilità economiche, e una filosofia che noi stiamo cercando di affermare tutto il territorio nazionale, che anche grazie all'opera di Clemente mi sembra che sia stata pienamente colta e materializzata in questa trionfale tournée che stiamo ricordando. Sì, infatti è vero. Speriamo che questo si ripeta pure. Lo scopo era quello appunto di raggiungere la socializzazione tra i vari comuni della Piana, che sono 33. Le stesse amministrazioni sono state invitate a partecipare con i vari spettacoli sociali e culturali. La presenza pure della campionessa parolimpica Enza Petrilli, che praticamente una residente qui della Piana, ha un pochettino movimentato anche lo spettacolo, e la gente è rimasta veramente a bocca aperta. La stessa benedizione dei parroci, del parroco di Gioia Tauro, a tutti gli artisti. Ecco, questo è stato un grande evento che ha promosso la famiglia Orfei Mavilla, grazie all'intervento anche di Clemente Corvo.
ma quando con un paragone remiero, quando si voga tutti dalla stessa parte, poi i risultati arrivano come li prevedi e spesso e volentieri anche molto al di là delle previsioni. I problemi si creano quando qualcuno voga contro, è una legge di sport, è una legge di vita. Sì. In questa circostanza mi sembra che ognuno abbia fatto la sua parte e la barca si sia involata in un percorso trionfale. Infatti, con questo evento praticamente la piazza di Gioia Tauro è diventata una piazza molto ambita da tutte le direzioni circensi a livello nazionale. La stessa Greca Orfei ha voluto, e la famiglia Mavilla ha voluto dare una targa di merito a Clemente Corvo per la sua dedizione. Abbiamo saputo che anche da parte dell'ente Circhi, probabilmente che lo vuole omaggiare di una, lo stesso Clemente, di una targa per la valorizzazione del circo in Calabria. È così, Presidente? Noi stiamo predisponendo la terza edizione di Viva il Circo, che è una nostra manifestazione importante, nella quale ogni anno proponiamo a un pubblico nazionale e internazionale la migliore gioventù che proviene da un anno di lavoro, di allenamento. E quindi nell'ambito di quella manifestazione sono previsti dei premi speciali. Sicuramente Clemente Corvo ha tutte le credenziali e i meriti sul campo perché gliene venga attribuita una con una violazione sacrosanta e significativa. Quando realizzeremo la terza edizione di Viva il Circo non ci dimenticheremo di lui. Perfetto. Presidente, è stato un onore, è un piacere sentirla e avremmo anche il piacere di averla qui in Calabria, non so, appena possibile. Spero presto. Sono legato da bei ricordi Calabri, quindi spero di essere sul vostro territorio presto. Perfetto, la ringraziamo, le auguriamo buone vacanze, abbiamo visto che sta prendendo il sole. Io sono uno degli ultimi fiumaroli di Roma, quindi amo passare gli scampoli di libertà vicino alle acque del fiume Tevere. Ogni capodanno mi butto nelle acque del fiume in segno di fortuna. Sì. A disposizione per l'anno che va a cominciare. È benaugurale, certo. Grazie Presidente, e buone cose, un abbraccio, buona serata. Grazie a voi e grazie per l'attenzione a voi tutti ancora. Grazie. Fuori! Vai fuori!
Thank you.
non sì, sto... ti devi alzare. No, no. Ti devi alzare, zio cane, ti devi alzare. Bravo! 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 Oh, torto! Ora posso ringraziare pubblicamente la famiglia Orfei per questa sensibilità che hanno sempre avuto nei riguardi delle famiglie dei disabili, in questa vicenda anche dei profughi di guerra che vengono dall'Ucraina. È una grande sensibilità che dimostra l'amore che c'è nella terra di Calabria. E questa è la strada maestra per poter affrontare e risolvere tutte le problematiche, anche quelle mondiali, quindi la pace innanzitutto rispetto alla guerra. Noi ci siamo visti qualche giorno fa a Polistena per la manifestazione contro la guerra. È ancora fiducioso di un probabile accordo tra le parti, che non si diffonda questa tragedia, questa guerra si espanda. Dobbiamo sperare che raggiungano l'intesa e dobbiamo tutti lavorare nel mondo perché ci sia la giusta pressione nei confronti della Russia per porre fine a questa guerra ingiustificabile. Quando un aggressore aggredisce una nazione non è una cosa bella, noi lo vediamo, lo tocchiamo giornalmente con mano con tutti i profughi che stanno arrivando in Italia, e in questi giorni siamo impegnati con questo tavolo tecnico che abbiamo fatto nel comune di Gioia Tauro per dare aiuto alle donne e ai bambini ucraini, agli uomini ucraini che profughi dalla guerra, e per dargli anche i giusti consigli e suggerimenti rispetto alle procedure amministrative che devono adempiere per avere il riconoscimento di poter rimanere provvisoriamente anche in Italia. È un bel evento per Gioia Tauro, questa che la famiglia Orfei sta offrendo a tutti i disabili della cittadina di Gioia Tauro. Sì, io ci tenevo infatti a fare un ringraziamento alla famiglia Orfei che ha deciso di fermarsi qui a Gioia Tauro, di naturalmente dopo il tour che ha fatto a Catania, a Reggio Calabria, ha deciso anche di fermarsi qui a Gioia Tauro, e ci tengo a fare anche un ulteriore ringraziamento al signor Clemente Corvo, con cui lui intrattiene da anni questi rapporti, questi legami con la famiglia Orfei, e che ha fatto di tutto per portare il circo qui a Gioia Tauro. Comunque è un bel evento, specialmente in questo periodo di grande crisi internazionale. Sì, infatti ha avuto un pensiero bellissimo la famiglia Orfei, quella di dedicare la giornata di oggi gratuitamente sia ai bambini con disabilità e sia a tutti i bambini che vengono dall'Ucraina. Quindi per loro l'evento di questa sera è tutto gratuito, e quindi questa è un'ulteriore sensibilità che la famiglia Orfei naturalmente fa, e insieme al signor Corvo, a cui ripeto va il mio ringraziamento come
amministrazione per l'impegno che ogni volta ci mette per poter far sì che questo spettacolo avvenga. Certo, sono momenti duri, però non devono mai pesare sui bambini, e soprattutto in questo momento per i bambini dell'Ucraina, che stanno vivendo già delle situazioni terribili. Almeno quando arrivano da noi nelle nostre case, cerchiamo di dargli quel poco che possiamo dargli. Noi ti ringraziamo, nostro buon protettore, per averci dato anche oggi la forza di fare il più bello spettacolo del mondo. Tu che proteggi uomini, animali e baracconi, tu che rendi i leoni docili come gli uomini e gli uomini coraggiosi come i leoni, tu che ogni sera presti agli acrobati le ali degli angeli, fa che sulla nostra mensa non venga mai a mancare pane ed applausi. Noi ti chiediamo protezione, ma se non ne fossimo degni, se qualche disgrazia dovesse accaderci, fa che avvenga dopo lo spettacolo. Ed in ogni caso, ricordati di salvare prima le bestie e i bambini. Tu che permetti ai nani e ai giganti di essere ugualmente felici, tu che sei la vera, l'unica rete dei nostri pericolosi esercizi, fa che in nessun momento della nostra vita venga a mancarci una tenda, una pista e un riflettore. Guardaci dalle unghie delle nostre donne, che da quelle delle tigri ci guardiamo noi. Dacci ancora la forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamente le loro assordanti risate, e lascia pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa, io li perdono, un po' perché essi non sanno, un po' per amor tuo e un po' perché hanno pagato il biglietto. Se le mie buffonate servono ad alleviare le loro pene, rendi pure questa mia faccia ancora più ridicola, ma aiutami a portarla in giro con disinvoltura. C'è tanta gente che si diverte a far piangere l'umanità. Noi dobbiamo soffrire per divertirla. Manda, se puoi, qualcuno su questo mondo capace di far ridere me come io faccio ridere gli altri. Questo programma è presentato da Ristorante Pizzeria Medmea, Via Provinciale, Svincolo Salerno Reggio Calabria, a Rosarno. Pasticceria, via Roma 43, di Antonio Carbone. Specialità il Deliese, Adelia Nuova.
pizzeria, rosticceria, l'angolo del buon gustaio. L'angolo del buon gustaio si trova a Gioia Tauro, in via 20 febbraio 1. Casaro. Di Antonino Potitò, via Fresina Adelia Nuova. Conad dei Fratelli Circosta. Strada statale 111 Gioia Tauro. Salmon Company. Salmone norvegese affumicato. Nei migliori supermercati della Calabria. Agridea Garden. Vivaio e prodotti per il giardino. Via Nazionale Sud, 534, Rosarno. Maestà il porco. Di Michele Dotro. Produzione dell'Anduia Calabrese. Via dei Glicini a Spilinga, Vibo Valencia.